Allora, ciao, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Presentiamo il libro di poesie di Ilaria Palomba, Mancanza. E Ilaria, io la conosco da tanto tempo, è una bravissima romanziera e scrittrice di racconti, e le poesie rispecchiano secondo me la sua parte più vitale, anche più estrema, perché le poesie comunque sono qualcosa di estremo, perché ti arriva in maniera detonante e poi ti proietta in un altrove. Come prima domanda volevo farti, perché Mancanza? Qual è il motivo della raccolta, il titolo? Perché la mancanza in qualche modo è la condizione base per una ricerca, ovvero anche l'amore è dato da una mancanza, il desiderio, qualunque sentimento, così come la mancanza è alla base del filosofare. Mi ricordo un aneddoto molto bello che c'è nel Simposio di Platone, dove amore è figlio di ingegno e povertà. Povertà è appunto quella mancanza che ci spinge a camminare, ci spinge a guardare l'orizzonte, ad andare avanti. Se fossimo pieni, completi, forse saremmo Dio, ma non cercheremmo l'infinito. E ci annoieremmo, insomma. E ci annoieremmo pure. Dobbiamo essere mancanti di qualcosa per arrivare alla perfezione. Credo che lei sia riuscita con questo libro a dare una visione del suo interno che precipita nella realtà. Ilaria non la conosco da un po', seguo i suoi scritti, le sue evoluzioni e involuzioni e rivoluzioni, perché poi ogni autore ha le varie fasi che si intersecano. Di lei mi piace molto questo essere femminile senza essere femmina. Credo che lei sia in grado di dominare la scrittura, la poesia, il lirico, senza scadere nel mieloso e al tempo stesso senza essere una signorina ben educata. Ho fatto un grande lavoro su queste poesie, nel senso erano molte di più e alcune non c'entravano niente, altre appunto erano troppo narrative e alcuni versi andavano invece semplicemente magari di tutta una cosa lunghissima che avevo scritto, gli ultimi tre versi erano la poesia, era lì e il resto diceva troppo. Siamo mancanze che si incontrano specchiandosi nei vuoti. Continuiamo. Ci metterò del tempo a entrare nel mondo, ma forse non mi importa. Forse non sono mai stata qui, e nessuno lo è davvero. Come contasse qualcosa sapersi vivi. Amo i colori violenti del giorno che muore, le indistinte strade del mio quartiere, nelle ore di buio, lo sfaldarsi delle cose nella musica, e l'odore lontano delle veglie e dei ricordi che non bruciano più.